contenti del successo che sta avendo su YouTube questa nostra iniziativa. Scoprirete insieme a noi cosa bolle oggi in pentola il nostro anfitrione Maurizio. Amici, saluto nuovamente i presenti e tutti coloro che ci seguono su questo canale. La serie dei diversamente tutti, non poteva mancare il nostro amico Rester, che rappresenta l'arpinate per eccellenza, che comunque parla latino. Ecce homo. Cicerone ha menzionato che lui è andato a visitare il fratello che in sua epoca viveva ad Arcanum, Arce moderna oggi. Quando è entrato alla casa del fratello, ha trovato il fratello Quinto, in italiano Quinto, in latino Quintus, a dare mangiare ai suoi schiavi, i lavoratori della villa. I storici da quell'epoca hanno capito che giorno era questo, perché la lettera c'aveva il giorno, la data in epoca di Cicerone, ma quella corrispondeva alla data di oggi, primo di maggio. Allora la festa di primo di maggio non è una cosa moderna, è stato fatto qui ad Arpino in epoca di Cicerone. Ecce homo. Raimondo, tu che Cicerone lo conosci bene, che ne pensi? Questo è un personaggio di un'importanza notevole, di cui si parla bene e male a oltre 2000 anni dalla morte. Non mi è mai stato eccessivamente simpatico, anche nel modo di scrivere, perché aveva un modo di scrivere lontano anche dall'espressività normale del latino, usato spesso a scuola proprio perché la sua costruzione un po' artificiosa delle frasi rende il lavoro degli studenti più complicato, perché a distanza di 2000 anni è spesso difficile capire cosa diceva e cosa voleva. Purtroppo Cicerone ha forse anche il difetto di averci fatto odiare una lingua che invece aveva molti aspetti positivi. Era una bella lingua, molto espressiva, con un lessico concreto, forse esattamente il contrario di quello che era la lingua di Cicerone. Ora è trabocca. È venuta a trovarci per questa puntata la professoressa Loffredo Isabella, il cui papà ha scritto questo libro, che mai come oggi è pertinente, tra le vestigia delle splendide ville di Cicerone, perché il Cicerone da buon arpinate amava la bella vita, parliamoci chiaro, e ha speso un sacco di soldi per le sue ville. Visse ut deus.